Ci troviamo a Tortoli, nella nostra azienda. Tortoli si trova in Ogliastra e nella costa est della Sardegna. Siamo un'azienda agricola che produce principalmente grano, produce anche legumi, zafferano e anche il mais bianco perla. E altre cose, abbiamo iniziato a piantare alberi da frutto. È molto importante piantare alberi, il cambiamento climatico ormai sta procedendo molto velocemente, presto probabilmente arriveremo a un punto di non ritorno. Abbiamo cominciato a collaborare con un'agenzia di ecoturismo per piantumare sia un sistema agroforestale che sarà volto alla produzione di mandorle e dietro le nostre spalle anche una food forest, un'agroforesta che porterà all'agricoltura sintropica, quindi all'autoproduzione di biomassa sufficiente a sostenere il bisogno di questo frutteto. Questo sistema è destinato oltre che alla produzione come frutteto, in collaborazione con l'agenzia di viaggi Sardegna Liberté, a dare l'opportunità di ridurre la propria impronta carbonio ai viaggiatori sensibili e responsabili che decidono di scegliere l'Ogliastra come meta per il loro viaggio e spesso si trovano in difficoltà nel dover scegliere di viaggiare in aereo. In questo modo quindi hanno la possibilità di ridurre il loro impatto, in quanto un albero appunto consuma anidride carbonica e produce ossigeno. Siamo stati contattati dall'agenzia di ecoturismo Sardegna Liberté. Propongono ai loro clienti che vengono in Sardegna a fare un viaggio di poter donare 20 euro per un albero che noi pianteremo e coltiveremo nella nostra azienda agricola e manterremo loro informati sull'andamento di questo impianto. Mediamente una parte serve per l'acquisto dell'albero, un'altra parte serve per sostenere l'albero durante la sua crescita. Le persone vengono qui e con noi appunto possono scavare, mettere il compost, piantare l'albero, fare la fossa per fermare l'acqua, ci aiutano a spargere del cipatto di legno in modo che la pianta abbia una buona pacciamatura. Quindi diciamo che programmandolo siamo disponibili per accogliere le persone qui, beviamo insieme qualcosa, piantiamo gli alberi, spieghiamo quali sono le funzioni di quegli alberi, che tipi di frutti vengono fuori, presentiamo sempre una scheda. Abbiamo trovato molte persone già da quest'estate che abbiamo appena cominciato il nostro percorso, che proprio volentieri volevano appunto trovare un modo per alleggerire il loro impatto sul clima. Gli alberi che stiamo piantando sono alberi da frutto, quindi albicocco, melo, nespolo, ciliegio, pero e anche frutti esotici come il mango. E il banano. Poi sì, Abbiamo piantato altri vari alberi che daranno da supporto alla food forest. Nei sistemi agroforestali come nell'agroforeste così puoi mettere fino al 230% di alberi. Perché? Perché li si mettono a strati, quindi ci sono le piante emergenti che occupano uno strato molto alto dove io a fianco posso metterci una pianta di strato medio o di strato basso, quindi ho molto più spazio a disposizione, quindi produco molta più biomassa, con molta più frutta. Oltre a questo noi coltiveremo anche nelle terfile, è un modo grandioso per fissare carbonio non solo con la fotosintesi ma anche con tutta la biomassa che poi resta nel suolo. Le
L'idea di base dell'agricoltura sintropica è proprio quella di non dover più portare risorse dall'esterno, ma di produrre autonomamente la propria biomassa, e quindi le piante da supporto fanno questo lavoro, perché poi quello che ci serve è creare humus, e avendo humus quindi trattenere più acqua e microrganismi che poi produrranno la fertilità del suolo. Il nostro sogno è creare un agriturismo, è il mio sogno da quando ero piccolina, ma anche farci la nostra casa futura per la nostra famiglia. Però inizialmente speriamo di poter accogliere clienti con un agricampeggio, con la possibilità di mettere le tende in mezzo alla nostra food forest e avere la possibilità, quando avranno fame, avranno voglia di un frutto, di raccoglierlo direttamente dalla pianta vicina. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.